Il capitolo decimo di Il mondo al contrario ci parla della nuova città. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrire. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventare una parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui, cercare e saper riconoscere che è cosa in mezzo all'inferno. Non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Italo Calvino, Le città invisibili, 1972, epoca meravigliosa. Io ricordo che mi trovai circa 30 anni fa a recarmi in visita ad un amico che abitava nel quartiere Tuscolano. Ricordo che girai mezz'ora con l'auto prima di trovare un parcheggio. Come se ne esce da questa situazione, da questa continua corsa all'agglomerato urbano? Ebbene, diciamo che innanzitutto che ieri su Rete 4, nella trasmissione Fuori dal coro, io ho visto la realtà delle nostre città, una volta tranquille, sicure, dove si poteva circolare. Risse, spaccio di stupefacenti, baby gang e quant'altro. Io una soluzione ce l'avrei, ma insomma è meglio che non mi addentri troppo. E per risolvere i problemi di questi agglomerati, che cosa hanno inventato le amministrazioni? Ecco, di questo parla il generale Vannacci. Hanno inventato il limite orario dei 30 km all'ora. Poi ci sono tante altre bufale, ma questo è veramente il limite dei 30 all'ora, è un'altra delle bufale introdotte recentemente, come per i sistemi idraulici, dove la portata è direttamente proporzionale alla sezione del condotto. Per snellire il traffico urbano sono necessari viali a più corsie e a veloce scorrimento che consentono l'afflusso e l'uscita dall'agglomerato e, in poco tempo, smaltiscono la grande quantità di veicoli in movimento. Hanno inventato il limite dei 30 km orari, ma per correre a 30 km orari, dove si può andare a 50, significa quasi raddoppiare la permanenza all'interno della città. Ecco, di questo parla il generale Vannacci. Per brevità di ripresa non mi addentro oltre. Leggetelo questo libro, in modo che poi se ne può discutere senza tanta prosopopea, che cade sempre quando alla fine dico: ma l'hai letto il libro? No, non l'ho letto. Ma allora di che parli? Io intanto, per ripulire l'aria e quant'altro, vado avanti con la mia personale battaglia: termosifoni spenti e qualche maglia di lana in più. Buona giornata e mi raccomando, generale, non si faccia infinocchiare dalle sirene della politica. Io le ripeto il mio invito: non abbocchi alle elezioni europee, li lasci cucinare nel loro brodo.